poison weaver tries to get in my soul. Buonasera, ed eccoci con la rassegna Pillole d'Ambiente, in diretta streaming sul web TV, Radio Science, su YouTube, Facebook e blog di Brenta Sicura. Buonasera, buonasera a tutti. Ogni giovedì, ore 21, videoconferenza sui temi ambientali, organizzate dal forum regionale per i contratti di fiume del Veneto e dall'associazione Brenta Sicuro. Tutte le conferenze ruotano attorno all'ambiente, offrendo l'interessante visione, speriamo, una sorta di monografia di alcuni dei massimi esperti che potranno anche rispondere attraverso i vari canali disponibili alle vostre domande. Anzitutto i ringraziamenti. Grazie a Rosario Moreno che ci ospita su Radio Science, oltre che sulla serie di canali web. Grazie al gruppo musicale Five Place che ha creato per noi la musica, la sigla Dirty River, cioè Fiumi Sporchi. La musica che è un vero e proprio invito ad occuparci sempre di più del nostro ambiente, dei nostri corsi d'acqua, spesso, ahimè, bistrattati. Un grande ringraziamento ad Alessandro Pattaro, partner in questa iniziativa, ingegnere idraulico per l'ambiente e del territorio, fondatore di Idea Ingegneria e che è da tempo nostro compagno di viaggio su molti temi ambientali. Primo fra tutti il tema dei contratti di fiume. Brenta Sicuro è un'associazione che ha da un decennio a cuore il tema del rischio idrogeologico, organizzando conferenze con cittadini e istituzioni, commozioni, raccolte di firme e manifestazioni. Le attività spesso sono condivise con altre associazioni e hanno coinvolto ben 50 amministrazioni comunali. Indagini fotografiche filmate sulla criticità generale dei fiumi Brenta e Bacchiglioni sono state recepite attraverso l'ufficialità dei documenti dall'autorità di bacino della Regione Veneto, contribuendo ad innalzare il livello di rischio dei nostri territori. Ha condiviso recentemente anche l'indagine sulla qualità delle acque dei nostri fiumi, promossa dall'Università Olandese di Delft. L'ospite di questa sera è l'ingegnere Luca Palmeri, col tema La linea guida della Comunità Europea per la tutela dei sistemi ambientali. A questo punto io darei la voce, la parola ad Alessandro, che presenta il nostro ospite, che ringraziamo ovviamente, e per introdurre il tema che poi verrà così affrontato dal nostro ospite di questa sera. Allora, grazie Marino, e naturalmente ringrazio Luca Palmeri, questa sera il professor Luca Palmeri, non è un ingegnere, ecco, questo naturalmente non va al suo detrimento, ecco. Però insegna alla facoltà di ingegneria ed è professore, è docente di modellistica e controllo dei sistemi ambientali e di valutazione di impatto ambientale. E questa sera si presenta come un ecologo teorico. Allora, io sono legato affettivamente un po' a tutti quanti, ecco, gli ospiti che abbiamo avuto in trasmissione, e sono legato affettivamente anche a Luca Palmeri, che è anche uno dei professori, ecco, con cui mi sono laureato in ingegneria per l'ambiente e il territorio, e che dopo, insomma, ecco, dopo la mia laurea, abbiamo continuato la nostra collaborazione con alcuni seminari, ecco, che tengo proprio sui temi dei contratti di fiume e del piano delle acque. Allora, questa sera, prima dare la parola a Luca Palmeri e al suo breve webinar, ecco, dopo il tema esattamente, ma vorrei anche ricordare che grazie anche alla facoltà, al Dipartimento, ecco, di Ingegneria Industriale della facoltà di Padova, ecco, insomma, l'Università di Padova, scusami, era stato anche attivato anche un percorso di contatto di fiume per il piologo, poi purtroppo, ecco, non siamo riusciti ad attivarlo, però avete fatto da allora, grazie anche al contributo, ecco, di Alberto Baraus, l'ingegnere Alberto Baraus, e anche di
Marco Carrara, che poi sarà nostro ospite, ecco, fra due settimane, anzi fra un mese circa, ecco. Quindi avete anche attivato un percorso, beh, in realtà è un progetto live, ecco, che si chiama Vibine, però anche quello, come fil rouge, diciamo così, ecco, c'è il tema importante della partecipazione, di come, ecco, si può coinvolgere, ecco, nella complessità, ecco, nel tema della complessità, anche il contributo dei saperi diffusi, in questo caso potremmo dire anche del saperi diffusi nel territorio, ecco, per la tutela, in quel caso lì, con Vimine, ecco, si chiamava il progetto, per la tutela della Laguna di Venezia. Questa sera, realizzando Vimine, ecco, indicava, diciamo, queste fascine, ecco, realizzate con materiale naturale, appunto per la tutela, diciamo così, no, delle belme, ecco, no, della laguna. Allora, questa sera Luca Palmeri ci illustrerà un tema interessantissimo, perché proprio il 20 maggio 2020 sono uscite le nuove linee guida dell'Unione Europea per la tutela dei sistemi ambientali per il 2030, ecco, diciamo così, ecco, quindi delle linee strategiche, linee guida dell'Unione Europea per la tutela dei sistemi ambientali. Allora, io adesso do la parola a Luca Palmeri, ricordando però che, informazione tecnica, diciamo così, che quando, ecco, non è attivo il collegamento, quando qualcuno parla, è opportuno che silenziamo il microfono, perché altrimenti si sentono i rumori di fondo. Allora, adesso do la parola a Luca Palmeri, e lo ringrazio per il contributo di questa sera. Grazie Luca, prego. Grazie mille, buonasera. Innanzitutto voglio ringraziarmi di avermi invitato a partecipare a questa iniziativa, che trovo assolutamente interessante e per certi aspetti moderna e innovativa. Quello di cui vorrei parlarvi stasera, mi ha già presentato più che ampiamente Alessandro, quindi non perderò molto tempo nel presentarmi oltre, dico solo a mo' di vanto, in un certo senso, che io non sono un ingegnere, effettivamente io sono un fisico di background, cioè mi sono laureato in fisica e poi dal momento della laurea ho cominciato a occuparmi di sistemi ambientali. E l'idea a cui avevo pensato per l'incontro di questa sera è quella di farvi un breve, spero, excursus, breve voglio dire fra i 15 e i 20 minuti, non di più, sulla situazione della policy europea, su come è stata impostata la politica europea, in particolare riguardo ai temi ambientali. Quindi io vorrei ripercorrere un po' la storia di come la comunità europea ha cominciato ad entrare in possesso di una certa terminologia che gli ha consentito di sviluppare e di dare il giusto risalto a determinati temi, e dopodiché arriviamo fino alla strategy che è stata pubblicata il mese scorso, come ha giustamente segnalato Alessandro, che in un certo senso segna un elemento di continuità con quella che è la policy che noi abbiamo cominciato a implementare in maniera attiva in tutti i nostri studi fin dagli inizi dell'anno 2000. Allora, se mi scusate un attimo, io proverò a condividere una delle mie finestre, che ne ho aperte tantissimo, devo individuare quella giusta, e credo che è questa. Ok, Alessandro, mi confermi che vedete la finestra? Sì, sì, vediamo. Ok, vediamo. Perfetto. Allora, intanto mi scuso perché le overheads o gli slide sui quali parlerò questa sera sono in inglese, mia colpa, mia pigrizia, perché sono dei materiali che ho raccolto dei vari corsi che tengo all'Università di Padova. Fra le varie cose mi sono dimenticato di dirvi che io sono il coordinatore di un gruppo di ricerca che si chiama Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali, l'ASA, e che si occupa da più di 30 anni di problematiche relative alla gestione ambientale. Come ha detto giustamente Alessandro, io insegno il corso di Modeling and Control of Environmental Systems,
Scusatemi, userò l'inglese perché il corso di laurea in ingegneria ambientale all'Università di Padova è uno di quei corsi erogati in lingua inglese proprio per consentire la massima diffusione, la massima partecipazione anche a studenti stranieri. E questo è anche un altro dei fiori all'occhiello dell'Università di Padova, che sta cominciando a erogare un certo numero di corsi in lingua inglese. Ingegneria ambientale è uno di questi. Per quello io mi scapperò, parlerò, userò alcuni termini inglesi, cercherò di tradurveli. Se esagero, mi fermate, mi dite che non sono chiaro. Spero di riuscire comunque a prendermi il tempo per essere chiaro. Come si diceva, io vorrei parlarvi stasera della nuova strategia della Comunità Europea per la conservazione della biodiversità, con l'obiettivo di ottenere una serie di importanti risultati nel 2030. Il documento che guarderemo questa sera è essenzialmente un documento di pianificazione strategica che è stato prodotto dalla Commissione Europea ed è stato trasmesso in forma di comunicazione al Parlamento, al Consiglio e ai vari comitati economici, sociali e delle regioni che dovranno occuparsi di implementare le linee guida strategiche che vi presenterò questa sera entro l'anno 2021, con l'obiettivo di raggiungere i risultati di cui discuteremo più tardi nel 2030. Questo documento è uscito a Bruxelles il 20 maggio 2020, cioè oggi. Vi faccio un brevissimo excursus della policy in materia ambientale. Vi ricordo che si è cominciato a parlare di policy legata all'ambiente già nel 1968 con il Club di Roma, che è stato, diciamo, uno dei think tank, uno dei punti di partenza dei quali si è originata la Comunità Europea. Già nel 68 erano chiari certi concetti, tipo i limiti della crescita. La crescita è limitata. La crescita è limitata perché le risorse sono limitate. A voi oggi questo sembra assolutamente normale, nel 1968 invece fu un vero punto di svolta. Vorrei poi citare la conferenza di Stoccolma del 72, in cui si dice che l'uomo è il portatore di una solenne responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente. Bla bla bla, for present and future generations, ma il punto di svolta veramente importante è il Brundtland Report nel 1985-1987, intitolato Our Common Future, cioè il nostro comune futuro, in cui per la prima volta si inserisce il concetto di sviluppo sostenibile, sustainable development. Ci sono tutta una serie di policy che sono state prodotte, per esempio, le Nazioni Unite nel 1989, in cui vi è il riconoscimento della complessità del problema. I sistemi ambientali sono sistemi complessi, quindi richiedono di un intervento di tipo complesso. Dobbiamo però arrivare fino al 92, alla famosa conferenza di Rio de Janeiro, in cui fu stabilita l'agenda 21, cioè l'agenda per il 2021, domani, in cui furono firmate molte convenzioni internazionali, fra cui quella che cui noi siamo interessati questa sera, che è la Convenzione sulla biodiversità, sulla conservazione della biodiversità. Quindi è già nel 92, stiamo parlando di una ventina di anni fa, che si è riconosciuto che la biodiversità è uno di quei fattori ambientali da tenere in considerazione se si vuole valutare la qualità dell'ambiente. Vado via veloce, abbiamo la conferenza di Kyoto nel 97, in cui viene stabilito il famoso protocollo su climate change. Nel 2002 abbiamo l'incontro a Johannesburg, in cui viene nuovamente evidenziata l'importanza di cambiare il nostro modello di sviluppo verso una visione sostenibile. Poi abbiamo la conferenza 2009 sul climate change di Copenaghen, e
Infine, la drammatica, scusatemi il termine, conferenza di Parigi nel 2016 sul climate change, in cui abbiamo visto una serie di problemi, per esempio gli Stati Uniti che si ritirano, molte nazioni come nazioni del terzo mondo che sono fra i principali contribuenti all'inquinamento o all'aumento del CO2 in atmosfera, che decidono, accolgono in maniera assolutamente tiepida le decisioni, le proposte della conferenza di Parigi, e questo, insomma, in un certo senso possiamo considerarlo un po' una sconfitta di coloro che si occupano di policy ambientale. Vorrei attrarre la vostra attenzione su due concetti che sono chiave attraverso tutto il ragionamento che faremo questa sera. Il primo è il concetto di compatibilità, per il quale non c'è una definizione ufficiale, ma potremmo dire che l'idea di compatibilità è quella di verificare che l'ambiente così come si trova oggi può ricevere i nuovi impatti, le nuove opere costruite dall'uomo senza un serio compromesso della qualità o della situazione ambientale. Quindi compatibilità ambientale è la parola chiave che noi presentiamo quando per esempio discutiamo di valutazione di impatto ambientale. Un progetto si valuta in termini proprio della compatibilità ambientale cui tale progetto è caratterizzato. L'altro importante concetto su cui vorrei attrarre la vostra attenzione è quello di sostenibilità. Ovviamente ormai tutti noi parliamo di sostenibilità, per questo concetto esiste una definizione ormai accettata e molto ben definita, che è quella che viene dal report di Brundtland, Our Common Future, 1997. Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che può soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere l'abilità o la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro propri bisogni. Quindi l'idea che entra in gioco qui è che noi siamo solo di passaggio e non possiamo di sicuro pensare di sfruttare ad libitum le risorse del sistema ambientale, visto che abbiamo scoperto che le risorse sono limitate e quindi che la crescita è per forza di cose limitata. Allora, in questa linea di sviluppo legislativo arriviamo quindi all'anno 2000, in cui viene pubblicata la Comunità Europea la Water Framework Directive, ovvero la direttiva quadro sulle acque 2060, cioè la direttiva numero 60 che uscì nell'anno 2000. Ormai sono 20 anni che noi lavoriamo avendo come riferimento base la Water Framework Directive. Da questo sforzo di produzione di policy, di produzione legislativa, emergono tutta una serie di prodotti di tipo legislativo, come il CLP, Classification, Packaging and Labeling, che è una direttiva che è stata implementata da tutti gli Stati membri, che riguarda la classificazione, il packaging e l'indicazione sulle label di tutti i preparati chimici potenzialmente pericolosi. So, adesso noi cominciamo a capire che la nostra chimica può essere seriamente impattante per l'ambiente, e quindi cominciamo a classificare i prodotti chimici che produciamo e che utilizziamo anche in termini di impatti ambientali. Poi l'altro blocco importante in normativa è il REACH, che è la regulation della Comunità Europea, il regolamento della Comunità Europea sulle sostanze chimiche. Questo si chiama Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances Produced in the European Community, cioè qui fanno la registrazione, esiste un registro in cui si tiene conto di quante sostanze esistono, di che quantità vengono prodotte, quali sono le caratteristiche biochimiche, quali le caratteristiche che sono più di interesse per l'impatto ambientale, e questo catalogo viene quotidianamente aggiornato con tutta la chimica che viene prodotta nell'Unione Europea. Ancora, questo ha a che fare con il fatto che ci rendiamo conto, ci siamo accorti,
che il nostro ambiente non può ricevere una quantità infinita di questo materiale, quindi dobbiamo cominciare a classificarlo ai fini di controllarne l'utilizzo, di limitarne la produzione. Poi c'è un'altra importante direttiva che viene prodotta nel 2006, la numero 118, la cosiddetta Groundwater Directive, che non è altro che un approfondimento della WFD, della direttiva 2060, nella quale si introducono tutta una serie di linee guida per la gestione delle acque di falda, che come tutti noi sappiamo sono un importante serbatoio per l'acqua potabile. Quali sono le parole chiave che abbiamo incontrato questa sera? Sicuramente il cambiamento climatico è uno degli, dei concetti che sono più diffusi e che sono ormai di utilizzo, oserei dire, giornaliero. In qualsiasi condizione ci troviamo a dire: ah, vedi il climate change, guarda quanto piove, erano anni che non vedevo un tempo così. E questo noi lo chiamiamo climate change. Questo è il riconoscimento che qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta succedendo, ci sono delle indicazioni che questo sta succedendo poiché vi è un incremento della quantità di CO2 in atmosfera. Ovviamente questo è un argomento estremamente vasto, richiederebbe molto tempo per essere discusso, quindi ci fermiamo qui. Parliamo solo di climate change. Un altro dei concetti fondamentali che vengono introdotti, diciamo, a partire dalla Water Framework Directive, cioè dalla 2060, ma direi divengono molto più diffusi negli anni successivi, è quello di servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici che cosa sono? Servizi ecosistemici sono introdotti verso la fine degli anni 90 del secolo scorso da uno dei fondatori della cosiddetta ecologia, della cosiddetta economia ecologica, ecological economics. Robert Costanza fa una valutazione di quanto può valere il capitale naturale in termini di quanto saremmo noi esseri umani disposti a pagare per ottenere i servizi che i sistemi naturali ci forniscono, e il valore in termini di dollari è un valore spropositato, cioè un'enorme quantità di denaro espressa in termini di dollari e quello che è la produzione dei sistemi ambientali sul nostro pianeta. Allora, nel 90, quando io ho visto i lavori di Bob Costanza, mi sono un po', come dire, ho provato un senso di fastidio, perché utilizzare il simbolo dei dollari o degli euro quando stiamo discutendo di sistemi ambientali, sistemi naturali? Cosa hanno queste cose a che fare con il denaro, con l'economia, o meglio, con la finanza? E poi negli anni la risposta mi è giunta, e la risposta è che se tu vai da un policy maker o un politico, qualcuno che ha qualche responsabilità di governo, e gli parli di quanto è bello il paesaggio degli alberi nella tua campagna, lui annuisce e dopo due minuti se ne è dimenticato. Però se tu invece a questo bel paesaggio ci tacchi un'etichetta con un simbolo di dollari alla fine, cioè gli fai capire quanto è l'attuale valore in termini monetari, secondo la nostra metrica monetaria, allora vedrai che l'attenzione è mantenuta ben più a lungo. L'altro termine di cui dobbiamo ovviamente parlare, sta nel titolo della presentazione del discorso di questa sera, è quello di biodiversità. Cosa vuol dire biodiversità? Allora, io ricordo che quando si cominciava a parlare di biodiversità alla fine degli anni 90, ci furono molte discussioni se questo indicatore, ovvero il numero di organismi differenti per unità di superficie, per unità di tempo in un determinato luogo, ci furono molte discussioni anche accese se questo indicatore abbia realmente significato per l'ambiente, perché noi i biologi e gli ecologi conoscono molti ambienti in cui la biodiversità è minima, e ciò nonostante dal punto di vista ecologico sta benissimo. Quindi vi erano alcune contrarietà rispetto al concetto. Oggi è molto più chiaro che il concetto di biodiversità
è legato ai concetti successivi, cioè quelli di sostenibilità e di resilienza. Più un sistema è biodiverso, più questo sistema sarà resiliente, vale a dire in grado di assorbire le perturbazioni che arrivano dall'esterno, più il sistema di gestione di questo ambiente sarà sostenibile. Quindi, in termini astratti, possiamo dire che la biodiversità è un proxy che in qualche maniera ci dà una misura di queste due caratteristiche, sostenibilità, resilienza, barra resistenza. E l'ultimo concetto di cui vorrei parlarvi prima di volgere verso la fine di questa mia discussione è quello della sicurezza alimentare. Sappiamo che la sicurezza alimentare ovviamente è un driving di primaria importanza per le società umane. La sicurezza alimentare molto spesso viene declinata con il concetto di agricoltura sostenibile, cioè non vogliamo impoverire o non vogliamo consumare in maniera non sostenibile i terreni agricoli dai quali noi produciamo tutti i beni che consumiamo come cibo. Quali sono gli obiettivi della protezione a cui pensano gli ecologi e coloro che si occupano di politica ambientale? In assoluto, il primo è quello delle aree umide. Ho scritto WUL, wetlands, perché in inglese il termine wetland è molto conosciuto e al giorno d'oggi è evidente a tutti coloro che si occupano di tematiche ambientali che le aree umide hanno un'importanza strategica. Quindi proteggere le wetland è sicuramente uno degli obiettivi di qualsiasi tipo di politica ambientale sostenibile o ragionevole. Fra le wetland possiamo includere anche le aree marine, che sono particolari tipi di wetland in cui ci troviamo in un ambiente salmastro e in cui la biodiversità è ancora maggiore, gioca ancora un ruolo maggiore in termini di definizione della qualità ambientale. Il progetto a cui accennava prima Alessandro Vimine, che sta per Venice Intertidal Marine Ecosystem Management, è un progetto che si occupa proprio della conservazione delle barene nella laguna di Venezia ed è un progetto che ha ricevuto un importantissimo finanziamento dalla comunità europea, stiamo parlando di qualche milione di euro, perché in particolare nello sviluppo del progetto noi avevamo pensato di includere tutta una serie di aspetti di natura socio-economica, ecosystem services, vi ricordo servizi ecosistemici, in modo tale da rendere anche finanziariamente digeribile l'idea di fare degli interventi di ingegneria naturalistica per la conservazione delle barene. Non vi parlo qui di barene, se vi interessa l'argomento andate su Wikipedia o se no, meglio, venite sulla pagina di Vimine in cui c'è una approfondita discussione sul valore ambientale delle barene e sui servizi ecosistemici che tali ambienti producono. Poi altri target per la protezione sono ovviamente i fiumi perché in quanto trasportano tutte le sostanze chimiche, in quanto ci forniscono la rete di scambio, le strade attraverso le quali scambiamo tutti i prodotti e tutti i materiali, gli elementi chimici nei sistemi viventi, è anche un aspetto di rilevante importanza, particolarmente per l'agricoltura, è la protezione dei suoli. Proteggere i suoli vuol dire implementare dei meccanismi di controllo sull'attività agricola in maniera tale da far sì che l'utilizzo della risorsa suolo sia sostenibile per noi e per le future generazioni. Torniamo un attimo indietro alla WFD, la direttiva quadro sull'acqua, EC 2060, essenzialmente si divide in una serie di sottocapitoli. Il primo sono linee guida per la gestione dei bacini fluviali, linee guida per la gestione del,
del rischio idrogeologico, alluvioni, del rischio idraulico, linee guida per affrontare i problemi legati alla scarsità dell'acqua, alla siccità e indicazioni su pratiche e linee guida su come gestire problemi relativi alla water quality, cioè alla qualità dell'acqua. In questa direttiva ci sono alcuni termini fondamentali, alcuni concetti o meglio approcci fondamentali. Il primo che voglio citare è quello di corpo idrico recettore, perché dalla WFD, in cui si, dalla WFD 2060, in cui si asserisce esplicitamente che la qualità dell'acqua che viene scaricata in un determinato corpo idrico deve essere consistente con le qualità del corpo idrico recettore. Questo è, sembra banale, ma non lo è, perché ha a che fare con tutta una serie di vincoli di tipo normativo per le autorizzazioni allo scarico di molte delle attività umane. Prima della Water Framework Directive c'erano dei limiti astratti estremamente rigidi che per esempio non permettevano di implementare in maniera ragionevole determinate attività di produzione industriale in determinati posti. Quindi nella Water Framework Directive 20 anni fa, nel 2000, indicavano che l'autorizzazione agli scarichi deve essere legata alle condizioni del corpo idrico recettore. L'altro concetto che appare attraverso tutta la direttiva è quello di pristine status. Per pristine status si intende lo stato del sistema prima dell'azione dell'uomo, dell'interferenza dovuta all'attività antropica. Accanto al concetto di pristine status, nella direttiva troviamo anche il concetto piuttosto vago di good environmental status, per il quale ci sono proposte nei 20 anni successivi tutta una serie di indicazioni, perché non è piuttosto soggettivo che cosa voglia dire good environmental, che cos'è good per l'environment, non, magari non è good, non è buono per la società umana o viceversa. E l'altro concetto importante che troviamo nella 2060 è il concetto di indicatore biotico esteso, che è un primo indicatore di qualità ecosistemica, cioè di qualità dell'ecosistema, che viene proposto in un framework di tipo europeo e che include tutta una serie di caratteristiche tipo le concentrazioni di azoto, le concentrazioni di fosforo, le varie forme di fosforo, di azoto, il numero di pesci di una determinata specie, il numero di specie in un determinato ambiente e così via. Per quello si chiama biotico, perché include tutti aspetti tutti aspetti legati alla biologia e quindi agli animali o alle piante che sono presenti in un determinato ambiente. Va bene, il paradigma a cui stiamo ragionando questa sera si basa sulla nozione che ci sono due direzioni di influenza. Nel linguaggio dei matematici di teoria di sistemi, queste si chiamano controllo top-down e controllo bottom-up. L'ambiente ha una certa influenza sugli organismi, questo è un controllo di tipo top-down, cioè dal livello gerarchico più alto abbiamo un controllo, per esempio una selezione sui tipi di organismi che possono sopravvivere o vivere bene in un determinato ambiente. E l'altro verso è quello del bottom-up, in cui gli organismi possono avere delle significative influenze sullo stato del sistema che li contiene. Un esempio banale è, per esempio, che noi respiriamo ossigeno, che è generato per lo più da processi di fotosintesi, e quindi questo è un chiaro esempio di come le piante che producono fotosintesi possono produrre ossigeno, quindi cambiare la condizione dell'atmosfera e quindi permettere a determinate specie come la nostra, come tutti i mammiferi che respirano, di uscire dall'acqua e cominciare a respirare ossigeno. E naturalmente tutte queste cose Darwin le sapeva benissimo e ci ha raccontato come questo è accaduto negli scorsi 3 miliardi di anni. E l'ecologia, così come la vediamo noi, è sicuramente una scienza di tipo multidisciplinare, richiede un approccio multidisciplinare.
Possiamo vedere l'ecologia come una sintesi di molte discipline, in particolare quelle discipline che si occupano delle componenti abiotiche dei sistemi ambientali e quelle discipline che si occupano delle componenti biotiche. Componenti abiotiche, abios, non vita, vuol dire le scienze fisiche essenzialmente, e una parte della chimica, mentre le componenti biotiche hanno a che fare con tutte le scienze della vita e la biochimica, l'ecologia, la teoria dei sistemi ambientali, la biofisica, la biologia molecolare e così via. Questo tipo di approccio, anche qui bottom up e top down, ci consente di fare delle analisi sulle scale a cui i processi di cui ci occupiamo avvengono. In particolare se ci focalizziamo sulle componenti abiotiche, possiamo immaginare che andando dal basso verso l'alto, i processi chimici si trasformano in processi di associazione di fase che influenzano la creazione di micro habitat, che influenzano la creazione di macro habitat, che in qualche maniera contribuiscono a creare quello che noi chiamiamo ecosistemi. Allo stesso modo, dal lato biotico, possiamo fare lo stesso ragionamento, si parte dalle biomolecole, essenzialmente proteine, cellule, tessuti, organi, popolazioni, community, comunità e così via. Tutti questi approcci a diverse scale ci consentono di costruire costruire un modello completo e semplificativo di quello che potremmo chiamare ecosistema. Ovviamente, quando ci focalizziamo a livello dell'ecosistema, dobbiamo anche includere sistemi superiori come la biosfera e landscape, che sono sistemi in cui più ecosistemi sono inclusi. Con questo vorrei dirvi che è apparso chiaro, almeno negli ultimi 20 anni, che è necessario utilizzare un approccio di tipo gerarchico per trattare con questo tipo di problematiche relative alla gestione dell'ambiente. Approccio di tipo gerarchico vuol dire che noi andiamo dalle proteine agli organi, agli organismi, alle popolazioni, ai biotopi, che sono luoghi dell'ambiente nei quali certe popolazioni trovano habitat e così via. Quindi si va da un uso della conoscenza proattivo, cioè una risposta legata alla capacità di fare previsioni sul comportamento di questi oggetti, perché qui quando siamo a livello delle proteine parliamo di biochimica, e la biochimica è una scienza piuttosto definita e quindi hanno dal mio punto di vista una alta trattabilità. Quando saliamo con la scala gerarchica, ci troviamo in condizioni di dover utilizzare una risposta di tipo reattiva, cioè rispondere in maniera immediata al cambiamento di circostanze, senza poterci permettere di costruire degli scenari in modo da poter essere proattivi o da poter fare delle previsioni. Man mano che si va su con la gerarchia, e la trattabilità diventa sempre più bassa, nel senso che la complessità del sistema matematico o della mia descrizione del sistema diventa ingestibile. Dimmi. Intervenire. Abbiamo una domanda da parte di un nostro ascoltatore. Lui sì. Chiede, è una domanda che si presta a interpretazioni anche abbastanza interessanti, credo. Stefano ci chiede: quindi tutto si basa sui soldi? È per quello che a me faceva ribrezzo utilizzare il denaro per dare un valore ai servizi ecosistemici. Poi ho capito che purtroppo quando parli con certe persone devi usare il linguaggio giusto, sennò queste persone non ti ascoltano. Ed è per questo che io, ma Bob Costanza e molti altri environmental economists, hanno cominciato a misurare tutto questo tipo di,
di produzione, per esempio, quanto tu saresti disposto a pagare per avere una bella foresta pulita e andare a passeggiarci col tuo cagnolino al fine settimana? E questo è il tipo di domande che hanno fatto la gente. E se la gente ha cominciato a dare delle risposte, che ovviamente erano molto varie e dipendevano da dove queste persone abitavano e così via, però in linea sostanziale, statisticamente, diciamo, siamo stati in grado di cominciare a mettere delle etichette di tipo economico che erano molto comode da utilizzare da quelli che sono i policy makers, cioè da coloro che fanno le policy, cioè i legislatori, a livello politico, se volete, che hanno il problema di dover spiegare alla popolazione la ragione dei loro comportamenti. E uno dei modi più chiari per spiegare a qualcuno la validità di una determinata scelta è quello di metterli in termini economici. È ovvio che non sono d'accordo con questo, non sono in assoluto d'accordo, però sul fatto che utilizzare questo tipo di linguaggio può aiutarci a comunicare, su questo ci farei un pensierino, insomma. Quindi dare un peso economico ha una valenza, un'importanza. Ha un'importanza di tipo comunicativo. E non si considera come una fruizione infinita l'ambiente, quindi purtroppo non è così. Non è così. Esattamente. Scusatemi se mi sovrappongo, ma perché non sono molto abituato a fare interventi in questo modo. Va bene, se me lo consentite io andrei avanti, che sono quasi alla fine del mio intervento. E fatto tutta questa serie di introduzioni riguardo all'approccio gerarchico, al nuovo paradigma, eccetera, posso cominciare a chiedermi che cos'è importante dal punto di vista ecologico e in particolare nel nostro contesto temporale. In ordine, al fine di rispondere a questa domanda, io penso che questa sia la ragione per la quale la comunità europea ha pensato bene l'anno scorso, quest'anno, in maggio del 2020, di proporre una nuova strategia per la conservazione della biodiversità con l'obiettivo 2030, cioè fra 10 anni. È riconosciuto che al fine di conservare la biodiversità è necessario, come si dice, un'attività urgente, una risposta urgente. E investire, viene detto che investire nella protezione della natura e nella restaurazione della natura è anche un aspetto critico dal punto di vista economico per l'Europa, specialmente in condizioni quali quelle del Covid-19, che viene citata esplicitamente nella strategy, con alcune indicazioni sul fatto che alcuni dei comportamenti non ambientalmente sostenibili della società umana possono avere favorito lo sviluppo di questo tipo di pandemia. Viene reso chiaro che è necessario un investimento sul capitale naturale, tra cui per esempio la restaurazione di zone o di ecosistemi che siano ricchi di carbonio, naturalmente per questioni relative all'immobilizzazione della CO2, cioè per rispondere ai problemi relativi al climate change. È necessario istituire una rete coerente di zone protette per almeno 30% della terra e 30% del mare. E vi faccio notare che quando uscì la Water Framework Directive 2060 nel 2000, venne anche prodotta, mi sembra l'anno successivo, la direttiva Natura 2000, cioè modo di classificare molti ecosistemi sulla superficie del pianeta che fossero importanti dal punto di vista della conservazione e della tutela. È così che nasce la Natura 2000, molti siti importanti, tipo la Laguna di Venezia, ma molte altre aree nel nostro paese sono Natura 2000. E la metodica dei siti di interesse comunitario, i cosiddetti SIC,
o delle zone a protezione speciale, sono tutti strumenti che insieme al catalogo Natura 2000 ci permettono di classificare quegli ecosistemi per i quali è necessario e importante un investimento per la protezione. E nella strategia per la biodiversità 2030 viene anche indicata alcune necessità di emendare o di cambiare la Common Agricultural Policy, cioè la politica agricola comunitaria, la cosiddetta CAP, che probabilmente molti di voi sanno bene quanti gioie e dolori ha provocato nei paesi della comunità europea. Viene anche riconosciuto esplicitamente l'importanza del suolo come una risorsa non rinnovabile che è vitale per la salute dell'uomo e anche dell'economia. E vado a concludere. Come vi dicevo, la EU Biodiversity Strategy è un work plan, è un programma di lavoro per i prossimi 10 anni, i quali l'Europa si può permettere e si permette di sparare abbastanza alto, nel senso di cercare di ottenere dei risultati, degli obiettivi abbastanza ambiziosi, e oggi possiamo permettersi di farlo anche per fortuna, grazie a, scusatemi il termine, alla Brexit, grazie al fatto che gli inglesi sono usciti dalla comunità europea, perché erano gli inglesi che mettevano molti vincoli essenzialmente di natura economica, come abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle in questi giorni di negoziato sui bond, e adesso che l'Inghilterra non c'è più, le cose sembrano andare un pochino meglio fra noi continentali. E l'idea fondamentale della direttiva è quella che nel 2021, cioè l'anno prossimo, la comunità europea dovrebbe adottare il cosiddetto Zero Pollution Action Plan for Air, Water and Soil. Vi dicevo, è ambizioso, Zero Pollution vuol dire che per il 2030 dovremo fare degli sforzi belli grossi. La comunità europea dovrà aumentare la quantità e la qualità e la resilienza delle foreste, che sono riconosciute come una risorsa ambientale strategica. L'idea, per esempio, può sembrare triviale o un po' ingenua, quella di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Viene stabilita la necessità di creare una European Urban Greening Platform, cioè una piattaforma per la conversione dei nostri ambienti urbani e perurbani in ambienti che siano più verdi o friendly, come si può dire, environmental friendly. Ripristinare il good environmental status, lo buon stato ambientale, vi ricordate la Water Framework Directive, degli ecosistemi marini, fare attenzione allo sfruttamento delle risorse marittime, quale per esempio la fishery, ricostituire il sistema di fresh water, acqua dolce, e ricostituire le capacità degli ecosistemi riverini, come si potrebbe dire, Alessandro? Fiumici, gli ecosistemi riverini? Degli ecosistemi fluviali, certo. Ripristinare quindi le capacità, le naturali funzioni di autopurificazione degli ecosistemi fluviali. Quali sono gli obiettivi, i key commitments per il 2030? Vi lascio il piacere di andarveli a guardare sulla direttiva stessa. Fatemi solo citare Legally Binding EU Nature Restoration Targets to be proposed in 2021. Questo vuol dire che gli obiettivi che verranno proposti nell'Action Plan del 2021 devono essere legally binding, e questo implica che durante tutta la storia di implementazione di questi obiettivi dovranno essere fatte delle verifiche di valutazione di impatto, cioè se questi obiettivi hanno l'impatto atteso oppure no.
Viene citata anche l'intervento sulla diminuzione degli impollinatori, cioè degli insetti. Viene citato un intervento sul controllo del rischio e uso dei pesticidi chimici, cioè con l'obiettivo di ridurli del 50% per il 2030, a meno 10% della terra agricola deve essere coltivata o gestita in condizioni di alta diversità, cioè ci vuole un'agricoltura landscape control, se volete, almeno il 25% della terra agricola sia sotto organic farming management, cioè agricoltura tipo organico. Questo vuol dire cicli corti, no? I rifiuti animali prodotti in loco vengono e devono essere riutilizzati in loco per fare il farming. Banale, ma sembra che le abbiamo dimenticate queste cose, perché dobbiamo produrre, dobbiamo crescere in modo illimitato. Oggi è chiaro che la crescita illimitata è quello che un ecologo chiamerebbe un ecologico, un nonsense dal punto di vista ecologico, è una cosa senza senso. La crescita illimitata non esiste, la crescita può essere solo limitata, in quanto per crescere un sistema ha bisogno di assorbire delle risorse. E le risorse, per definizione stessa, sono limitate. Va bene, se voi siete d'accordo, io mi fermerei qui e rimango a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande. Sì, intervengo io un attimo. Quindi ci pare di capire che questa Europa non è poi così lontana, nel senso che condiziona in maniera sensibile quelle che sono le nostre attività. In effetti sono già in corso gli incontri preparati dall'autorità di bacino per redare il piano Alpi orientali per quanto riguarda la direttiva delle acque e direttiva alluvioni 2022-2027, che verrà presentato appunto alla Comunità Europea entro 2021. Quindi noi siamo parte attiva di questo progetto, che sembra molto lontano ma in realtà ci riguarda direttamente. Poi un'altra considerazione: una delle prossime settimane avremo anche un funzionario della Commissione Europea, l'unico ex portavoce proprio dell'ambiente, che farà delle considerazioni di carattere generale, quindi porterà sul concreto, sul semplice, queste considerazioni molto interessanti che Luca Palmieri questa sera ci ha esposto. E quindi noi siamo chiamati, credo, tutti a fare la nostra parte, a dare il nostro contributo per questo nostro ambiente martoriato, per questi nostri fiumi che non se la passano. Poi viene a vedere anche le indagini che la nostra associazione ha svolto qualche mese fa, insomma abbiamo dei problemi di inquinamento anche raffrontati agli altri stati europei, non indifferenti, e quindi dobbiamo assolutamente occuparci di queste problematiche. Beh, io volevo intervenire prima per chiedere appunto alla fine se Luca poteva farci una sintesi delle strategie, appunto ce l'ha fatta alla fine, ecco, strategia appunto dell'Unione Europea, ecco, per la tutela dei sistemi ambientali, e c'è da capire insomma come poi queste linee strategiche possano tradursi, ecco, concretamente nei piani e programmi. Quindi queste sono linee strategiche, ma non sono ancora, mi sembra di capire, delle direttive queste, no? Ecco, quindi questa, comunque in ogni caso, diciamo così, questa è una prima puntata introduttiva, ci impegniamo in qualche modo a tradurle e a divulgarle, ecco, perché mi sembrava comunque che alcune cose sono molto interessanti. Ad esempio, quando si dice concretamente che il 30% delle aree, no, diciamo, devono essere protette nei terreni, ecco, il 30% anche di mari, direi che effettivamente questo qua diventa, sì, adesso non so quale sia attualmente con la situazione delle aree protette marine e del territorio, però presumo che sia molto inferiore a quel 30%. Quindi assolutamente sì, Alessandro, è un passo avanti notevole rispetto alla Natura 2000, al catalogo Natura 2000.
perché se parliamo del 30% vuol dire che dobbiamo veramente fare una mappatura molto dettagliata nel nostro territorio e individuare quelle aree che hanno necessità di essere protette e di conseguenza saremo costretti anche a proteggere le aree prossime a queste. E quindi capisci che il ragionamento a cascata porta necessariamente alla costruzione di una politica ambientale di tipo integrato. Dobbiamo lavorare a molti livelli, su tutti i livelli gerarchici coinvolti. Bene, quindi da questa sera possiamo innanzitutto prenderci l'impegno anche di tradurre, sono soltanto di 3 pagine, per cui è vero che è in inglese, noi abbiamo già scaricato e letto qualcosa, ma insomma se sarebbe opportuno che attraverso questo piccolo strumento cominciassimo a divulgare, ce la facciamo, insomma non è una cosa impossibile, quindi farle conoscere anche alle amministrazioni, soprattutto a quelle amministrazioni, a quelle associazioni, a quegli enti economici che abbiamo coinvolto nei processi partecipativi dei contratti di fiume e lì dove non ci sono comunque i contratti di fiume, anche lì dove ci sono, diciamo così, quelle sinergie, ecco, dove ci sono quelle quella vivacità intellettuale, ecco, che ha consentito, come ben sicuro, ecco, di animare un territorio. Ecco. Siamo andati un po' lunghi questa sera, tutti gli argomenti che affrontiamo, ecco, sono complessi ed è importante naturalmente che noi valorizziamo la complessità, ecco, no? La complessità anche dei saperi che sono diffusi. Lascio, diciamo così, ecco, la parola a Marino e poi a Luca per concludere brevemente l'intervento e poi per ricordare che comunque, ecco, tutte queste iniziative, queste attività di divulgazione che noi facciamo non sono, come dire, istantanee, cioè non si consumano nell'arco dell'ora, ecco, ma poi possono essere riviste, tutti questi interventi, anche nei giorni successivi, per cui in effetti noi abbiamo visto che tutte quante queste pillole dell'ambiente sono state viste poi nei giorni successivi da migliaia di persone. Quindi abbiamo mediamente, ecco, circa 2000 persone che vanno a vedere le singole puntate, proprio perché rimane questa una traccia importante anche nel tempo. Ecco, quindi. Bene, ecco, io con questo vi saluto personalmente e ringrazio ancora Luca Palmeri, Marino Tamboni e Rosario, ecco, dalla regia, e vi lascio a voi le ultime parole, ecco, per concludere. Sì, se Luca ha qualcosa da aggiungere, altrimenti chiudo io con gli appuntamenti e i ringraziamenti di Littorson. Microfono. Ok, chiudiamo allora questa... Avevo spento il microfono. Volevo solo semplicemente ringraziarvi ancora di avermi coinvolto, perché trovo che queste iniziative siano estremamente valide dal punto di vista della divulgazione di questi concetti, che non sono semplici, ma non sono neanche difficilissimi. Quindi parlarne in questo modo informale io credo sia assolutamente interessante. Grazie ancora e spero di ci risentiamo presto. Ok, allora io ricordo i prossimi appuntamenti e quella che è la nostra struttura, la nostra organizzazione. Domani sera siamo con Gian Piero Della Zuanna, professore ordinario di demografia presso il Dipartimento di Scienze Università di Padova. Il tema che tratterà è ambiente, persone e sostenibilità. L'11 di giugno abbiamo Antonio Draghi, importante architetto, fondatore del Comitato Ambientale Territoriale di Riviera del Brenta, con il tema appunto Riviera del Brenta, l'urgenza di una visione e di una strategia d'assieme. Il 17 giugno abbiamo Nadia Breda col tema I fiumi tra estinzioni e sapere, indagini antropologiche. Il 18 abbiamo il professor Luigi Dalpaos, professore emerito di idraulica all'Università di Padova, col tema Laguna. Simone Venturini il giorno 25, che ci parlerà dell'idrovia e i progetti dopo il coronavirus. Avremo poi a seguire, con date da definire, Enrico Brivio, funzionario della Commissione europea, proprio per l'ambiente, per cui ritorneremo su queste interessanti argomentazioni. E poi avremo anche Caterino del gruppo I Fireplace, che ci parlerà di ambiente e musica, e il gruppo Clean Up, un gruppo di 60 così, sottogruppi che si occupa di pulizie ambientali in tutta Italia, per cui una struttura veramente importante. Quindi ogni giovedì e con pillole straordinarie durante la settimana, in alcuni casi,
alle ore 21 noi siamo qui e aspettiamo le visioni, aspettiamo le domande e l'interesse delle persone che vogliono seguirci e vogliono interessarsi al tema ambientale. Arrivederci, a domani sera allora. Grazie. Arrivederci. Try to